Ciao a tutti e a tutti, ecco qua con un nuovo video. Allora, oggi vi racconterò com'è stata la mia esperienza agli orali, perché ho finito gli esami, che cosa bella, sono libera. Che cosa bella, sul serio, sto in vacanza. Allora, ora vi racconto com'è andata. Allora, il giorno prima ho studiato. Sul serio, ho studiato dalla mattina alla sera, cioè non proprio, però la mattina soprattutto, perché ad un certo punto mi sono impanicata e per quel motivo ho pianto, cioè non vi sto dicendo per vantarmi, ma davvero ho pianto 2 volte con i singhiozzi, e perché mi era venuto il nervoso, mi ero impanicata. E avevo l'agitazione, però dentro di me sapevo tutto, cioè il mio cuore mi diceva che sapevo tutto, e infatti in questi giorni non ho mangiato per niente, i miei genitori mi hanno costretto a mangiare. E sì. Allora, quando sono entrata in aula, ero ansiosissima, agitatissima, cioè nello stesso tempo ero tranquilla, ma anche agitata. E sono seduta davanti ai professori, professoresse, anzi, che mi fissavano, e mentre ripetevo mi fissavano, però io non volevo fissarli, se no. E se mi fermavo era la fine. Infatti, o guardavo l'aria oppure la scrivania. Infatti, ad un certo punto mi sono fermata e una professoressa mi ha fatto una domanda, però non sono riuscita a rispondere a quella domanda perché ero così agitata che non sono riuscita a rispondere. E niente. Poi ad un certo punto mi sono voltata dietro per prendere il modellino di tecnologia, però sapevo che c'era mia madre e altri compagni, però io ero più agitata, cioè, sì, sul serio, sembrava che c'era sia davanti le persone che mi fissavano, sia alle spalle, dietro alle spalle, quindi ero agitatissima al 100% sul serio. Però poi quando sono uscita dalla classe, mi sono sentita dentro di me che ho liberato qualcosa che avevo tenuto in questi giorni, sul serio, è stata una liberazione totale. Sul serio, non potete immaginare che liberazione ho avuto, sul serio. Infatti, quando ho saputo dei voti che mi hanno detto, ero felicissima perché ho preso 10 in una materia e 7 in un altro e poi 8 in un altro. Ed ero felicissima, sul serio. Ancora ora sono felicissima. Poi invece gli invalsi sono andati bene per me, per gli altri non lo so. Cioè, sì, gli invalsi sono questi, i voti, eccetera. Cioè, a matematica è andata bene. Pure agli iscritti, tutto è andata bene. Sì. Infatti, il giorno prima tutti mi hanno fatto gli auguri, pure mia nonna, mia zia, i miei cugini, tutti, tutti sul serio, tutti. E pure oggi mi hanno detto: Golapi, dici com'è andata? E io ho detto quello che è successo in classe in quel momento. Ho detto tutto. Ho raccontato tutto quello che è successo, quello che mi hanno domandato, quello che ho detto negli orali. Tutto qui.
Io pensavo che gli orali fossero difficili, anzi, sono difficili più gli scritti e nonostante ciò ho preso dei bei voti sul serio. Invece agli orali sono facili perché vieni aiutato dalle prof se non riesci a capire una domanda oppure se ti fermi. Ti aiutano oppure se non sai una domanda ti aiutano. Infatti in inglese mi sono impiccata pure in francese e nell'acqua no, neanche in tecnologia, neanche un po' in storia e letteratura. Sì, un po' lì mi sono impiccata sul serio perché allora cioè, la mattina tutti mi dicevano, dai, Golab, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Però la mattina io ero tranquilla, ma nello stesso tempo agitata, ma non sapevo se essere tranquilla o agitata, quindi dove sta la mia testa? Però il giorno prima, volevo che venisse subito il giorno dopo per far passare subito quella giornata degli orali e stare liberi, tranquilli, relax totale. Infatti, ora sto in vacanza e sono contentissima sul serio. Sono felice, sa.